Poco tempo dopo aver liberato Nuova Vestronia, Re Zenoeld esce allo scoperto, portando con sé il sistema di distruzione Bakugan, una macchina progettata per eliminare tutti i Bakugan. Ma per poterla far funzionare, ha bisogno delle energie attributo dei 6 antichi guerrieri. Ma gli antichi hanno ingannato Re Zenoeld, trasferendo i loro poteri a 6 Bakugan. Le loro energie hanno permesso ai Bakugan di evolversi in versioni più potenti. Il destino dei Bakugan è nelle nostre mani, e noi siamo pronti a combattere! Allora è questo il posto, Spectra? È il centro direzionale di Vexus. Siamo nel suo cuore. Non ho mai visto una cosa simile, ragazzi. Avevo sentito parlare di quanto fosse grande, ma adesso che lo vedo con i miei occhi è più imponente. Wow, è la città più tecnologica che io conosca. È troppo tranquillo, non mi piace. Ok, iniziamo a cercare il sistema di distruzione Bakugan prima che si accorgano di noi. Ci hai chiamati, signore. Il tuo messaggio sembrava urgente. Guardate alle vostre spalle. I combattenti? Come hanno fatto ad arrivare fin qui? Sarà stato quello spione di Spectra. Ci ha fatto una fantastica sorpresa, non c'è che dire. Oh, si prospetta un incontro molto interessante. Qualcuno sta per fare una brutta fine. I combattenti Bakugan in Vendicando Spectra. D'accordo, ragazzi, non sto nella pelle. Diamoci una mossa. Che cosa aspettiamo? Questo posto è enorme. Come facciamo a sapere da che parte cominciare? Ehi, Spectra, ci dai una mano? Sconfiggere Re Zenoeld tornerebbe comodo a tutti e due, no? L'accordo era portarvi qui e mostrarvi dov'era il palazzo madre, non fare il lavoro sporco al posto vostro. Che cosa? Avanti, Spectra, sei forse di cattivo umore? È questo il modo di comportarsi? Forse voi pensate che siamo una squadra, ma vi assicuro che non è mia intenzione. Il maestro Spectra ha rispettato la sua parte dell'accordo. Sparite ora. Non vi dobbiamo più niente. È pazzesco, non vi capisco. Dovremmo essere uniti in questa impresa. Se pensavi che potessimo essere uniti in qualcosa, sei un illuso. Andiamo, Gus. Sì, maestro Spectra. Ragazzi, di quei due non bisogna mai fidarsi. Puoi dirlo forte. Già. Ve ne siete accorti adesso. Forza, iniziamo la ricerca da soli. Sì. Avanti, è questo il modo di salutare il vostro ex capo? Già, dimenticavo, mi avevate dato per morto. Beh, diciamo che sarebbe stato meglio, traditore. È passato molto tempo, bentornato a casa, Spectra. Questo posto orrendo non sarà mai casa mia, Re Zenoeld. Stai attento a come parli, Spectra. Basta, principe Aidron. Non capisco tutta questa ostilità, Spectra. Visto che mi hai portato un dono fantastico, i combattenti. Venire qui è stato un regalo che ho fatto a loro. Sono venuti per distruggere il tuo preziosissimo sistema DB. Come sarebbe a dire? Cosa? E scommetto che sei venuto con loro per aiutarli, giusto? Ora datevi una calmata. Sì, Maelin ha ragione, Gus. D'accordo, maestro Spectre. Padre mio, lasciali a me, catturerò i combattenti. Niente panico, principe Aidron. I combattenti non sono una reale minaccia per il nostro sistema DP. Io non ne sarei così tanto sicuro, Re Zenoeld. Sarei molto più cauto sul tuo futuro. Tu non preoccuparti, Spectra. No, eppure deve essere qui da qualche parte. Dan, non possiamo continuare a cercare senza un'indicazione. Qui fuori siamo troppo esposti. I Vexus potrebbero catturarci. È vero, Drago e Ace hanno ragione, Dan. Forse potremmo impostare meglio la nostra ricerca, non credi? Se fossimo Re Zenoeld, dove nasconderemmo noi il sistema TP? Lassù, probabilmente. Sarebbe difficile da raggiungere. C'è una macchina, saliamo tutti a bordo. Inserire la destinazione, prego. Portaci subito al sistema DB. Scusate, avete il permesso per quella destinazione? Figurati se l'abbiamo. Ok, fatemi provare. Sta funzionando. Esatto, sono riuscita a bypassare il sistema di sicurezza interno. Ok, vai al DB e veloce, mi raccomando. Allacciatevi le cinture perché si parte! Allora, Spectra, se sei venuto fin qui è perché ti serve qualcosa. Parla dunque. Come osa aggredirlo in questo modo dopo aver accusato e incastrato ingiustamente il maestro Spectra? Andiamo, non farmi aspettare. Ok, visto che insisti te lo dirò. Io voglio che lasci in pace quei combattenti. Come sarebbe? Dimmi la verità, mi stai prendendo in giro? Ti assicuro che non sono mai stato più serio.
Se lo fai, potremo ricominciare da zero e farò finta che tu non mi abbia mai accusato ingiustamente. Accusato ingiustamente? Che razza di assurdità stai dicendo, traditore? Tu menti! Ora basta! Non riesco più a sopportare tutte queste sciocchezze! Credo che tu stia falsando la realtà, Spectra. Sei tu quello che lancia false accuse, mentre a tutti è chiara la verità. Tu hai tradito i Vexos, ma voglio darti l'opportunità di poterti difendere. Sentiamo che altre bugie ti inventi. Silenzio! Non permetterò che il maestro Spectra sia dato del bugiardo. No, Gas, cosa ti ho detto prima? Ma signore! Niente ma, noi siamo qui per trattare. Non c'è tempo per questi litigi da bambini. Devi scusarmi, maestro Spectra. Adesso ascoltami bene. Voglio che tu lasci in pace i combattenti, chiaro? Se sai cosa è meglio per te, mi ascolterai. Il tempo non ha smorzato la tua arroganza. Vattene, Spectra, noi due non abbiamo più niente da dirci. L'hai sentito, no? Sei fortunato, Re Zenuel ha perdonato la tua insolenza e il tuo tradimento. Andatevene subito finché siete in tempo. Come tu desideri, Re Zenuel. Auguri per il tuo fallimento. Andiamo, Gas. Ok. Così, più veloce! Vai, 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 vai! Che forte, a questa velocità arriveremo in un attimo. Speriamo che la sicurezza non ci becchi senza autorizzazione. Già! Avete visto che mega sushi? Potrei mangiare tutto il giorno! Ma devi proprio mangiare così rumorosamente? Sembrate i miei nonni, state sempre lì a bisticciare tra di voi come dei vecchi. Fatti gli affari tuoi, Link. State tutti indietro! Madre! Chi sei? Cosa vuoi da me? Danna! Sei tu, Gas! Ma guarda chi si vede, lo zerbino di Spectra! Lo pagherete per aver mancato la reputazione di Spectra! Aspetta un attimo! Combatti con me! Re Zenuel! Te ne farò pentire amaramente, ragazzino viziato! Sì, tu dici. Io ne dubito. Sarai tu a pentirtene, Re Zenuel, dopo che avrò vendicato il maestro Spectra! Si inizia! Lanciatore massima potenza! Carta portale in posizione! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Subterra Rex Vulcan! È questo il Bakugan col quale pensi di battermi, ragazzino? Mi aspettavo di più! Saresti pazzo a sottovalutare le potenzialità di Vulcan. Dopo la mia riprogrammazione ha un'unica funzione: fedeltà al maestro Spectra. Oh, Gas, quando imparerai? Molto bene, dal momento che insisti, vediamo come te la cavi allora. Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Vai, Pyrus Barbros! Abilità attivazione! Pugno martello! Avanti, Vulcan! Dagli ordini, maestro! Carta abilità attivazione! Scudo di Gallio! D'accordo. Carta abilità attivazione. Abilità fusione attivata. Razzo rotante. Non sei poi un avversario così debole come pensavo, mio impertinente amico. Amico, dici? Non sono tuo amico, mi stai confondendo con qualcun altro. Pronto a ricominciare, Vulcan? Io sono sempre pronto. Te la stai cavando bene per essere un ragazzino. Ma certo, e siamo soltanto all'inizio, Re Zenuel. Si riparte. Carta abilità attivazione. Fuoco ravvicinato. Che cosa? No, Vulcan! Non temere, maestro. Non ti deluderò. Bel colpo. Carta portale, apriti!
trasduttore! I tuoi poteri saranno miei! Calo di energia, il combattimento si concluderà in meno di 45 secondi. Ecco l'annuncio della tua sconfitta imminente, Re Zenuel. Amico mio, questo è il motivo per cui non siete mai riusciti a conquistare Nuova Vestronia. Spiegati. Tu e il tuo capo eravate impegnati a festeggiare i combattimenti ancora prima di averli vinti. Non ti illudere, sei pazzo se credi di poter vincere con me. Vedrai chi è il pazzo fra noi due. Carta abilità, attivazione! Spacca suolo! Cosa? Annullato la mia carta portata! Carta abilità attivazione! Barba di pelle! Recupero attivato. Danno causato da pugno martello e razzo rotante riparato. Ma è dotato di un sistema Farbas! Ora sì che è una sfida! Ecco un'altra carta abilità attivazione! Artiglia d'Irlanda! Resisti, Vulcan! Forza vitale di gas 10%. Te l'avevo detto che ti saresti pentito di avermi sfidato in combattimento. Carta portale in posizione! E ora Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Virus Barbaros! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Vulcan non è ancora qui! Stai sprecando fiato, ragazzino! Carta abilità, attivazione! Spartano infuocato! Ce la posso fare, maestro! Non potrai resistere ancora molto! Carta abilità, attivazione! Pulsar a doppio corno! Vulcan non può reggere un nuovo assalto! Carta abilità, attivazione! Mega colpo vibrante! Allora sei proprio un testardo! Chiamo Helico in aiuto di Vulcan! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Acqua blasterico! Eccomi! Doppia abilità, attivazione! Pugno martello! Più tifone d'acqua! Carta abilità, attivazione! Scudo di Gallio! Helico, passa all'attributo subterra e... Attivazione potere di forzatura! Helico, carta abilità, attivazione! Guaina riflesso! D'accordo, carta abilità, attivazione! Pulsar a doppio corno! Non funzionerà! Con Guaina riflesso, il corpo di subterra blastelico annulla tutte le abilità! Non ne hai avuto abbastanza! Forse è ora di finirla qui, non credi? Carta abilità attivazione! Barba 6M! Carta portale, apriti ora! Scarica pressione! Aspetta, carta abilità attivazione, forza viva di subterra! Forza viva di subterra non annulla soltanto la carta portale dell'avversario. Oh no! Ma raddoppia anche il livello di potere del Bakugan subterra, il che significa che grazie a cambio attributo i livelli di potere di Helico e Vulcan sono raddoppiati. La tua fine è vicina, Re Zenuel! Che peccato! Cosa dici? Ammiro il fatto che tu stia rischiando così tanto e che tu sia in possesso di abilità sofisticate nel combattimento. Quindi è un peccato che adesso io ti debba annientare, Gas. Ah, è tutto talento sprecato. Ti comunico che ho alterato il sistema di combattimento del lanciatore. Ora vi posso distruggere semplicemente premendo un paio di pulsanti. Farbros, attivazione formazione d'assalto! Thank you.
Salto Far Bros completato! Peccato, Gus, hai scelto la parte sbagliata. Non starei mai con te. Doppia abilità, attivazione! Dividi, Gaia! Più, iper impatto! È troppo tardi, Gus. No, non ancora. Non finché non avrò vendicato il tradimento del maestro Spectra. Carta abilità, attivazione! Sferra il colpo! E in più! Carta abilità, attivazione! Carta abilità, fusione attivata! Razzo Gaia! Devi arrenderti, Gus! Carta abilità, attivazione! Shadow Crawley! Perché ti stupisci? Lo sapevi che stavo per distruggerti! No! Oh no, Eriko, perché lo fai? Una volta mi salvasti la vita, ti restituisco il favore. È il minimo che possa fare. No! Il suo sacrificio non sarà stato inutile. Non temete, voi due raggiungerete molto presto il vostro compagno. Carta abilità, attivazione! Artiglia Ghirlanda! Vulcan! Carta abilità, attivazione! Vortice Meteora! Vulcan, sta attento! Exodus! Cosa vuoi fare, Exodus? Xenoed, basta! La pagherai! Carta abilità, attivazione! Iper scudo! Che significa questo? Non l'hai ancora capito! Il combattimento non è finito, non ci hai battuti! Carta abilità, attivazione! Pugno martello! E in più! Carta abilità, attivazione! Carta abilità, fusione attivata! Razzo rotante! Accidenti! Carta abilità, attivazione! Oricalco lucente! Se non ho vendicato le falsità contro di te, maestro Spectre. Vulcan! Ti prego, Vulcan, devi fermarti, non continuare a combattere. Fermarmi? La tua fedeltà al maestro Spectre non avrà limiti, ma nemmeno la mia verso di te. Visto, Gus? Spero che tu ti renda conto del prezzo che stai per pagare per la tua fedeltà. Quando sarà finito, avrai perso tutto! Tutto? Qualunque cosa accada, tu non capirai mai il legame di fedeltà e amicizia che mi unisce indissolubilmente al maestro Spectra. Lo pensi anche tu, vero Vulcan? Assolutamente sì. Allora credo che sia ora di dirsi addio, povero e irragionevole Gus. Carta abilità, attivazione! Vortice Meteora! Non ti tradirò mai, maestro Spectra!